È il luogo in cui San Tommaso d'Aquino ascende e ottiene la sua perfezione. So it is said that the place where a saint becomes a siddha, perfect, has a prabhav, a very powerful influence. If you want to be perfect, you should come and pray in the place where another saint, previous saint, has become perfect. È detto che il luogo in cui un santo diventa perfetto ha del prabhav, ovvero un'influenza molto forte. Se anche noi vogliamo diventare perfetti, dovremmo andare in questi luoghi e pregare a questi. So Saint Thomas, he was born about 8 miles away from Aquino. So he's known as Thomas Aquinas because he was born in that area of Aquino. San Tommaso era nato 8 miglia di distanza da Aquino, per questo è chiamato San Tommaso d'Aquino. He was born in the year 1225. Lui è nato nell'anno 1225. In a very aristocratic family. In una famiglia molto aristocratica. Who actually related to Frederick the First, Frederick Barbarossa, who was a very powerful, influential emperor of the Holy Roman Empire. Che era, questa famiglia era legata a Federico I Barbarossa, che avevano un potere molto grande anche a Roma, nei posti sacri specialmente. So, his father's brother, il sacro Romano Impero, he was the abbot of Monte Cassino. Il suo padre era l'abate di Monte Cassino. So, that was the main monastery of the Benedictine order. Quello era il monastero principale dell'ordine dei Benedettini. So at that time in history, the Benedictine order was very powerful, influential all over Europe. In quell'epoca della storia, l'ordine dei Benedettini era moltissimo influente in tutta Europa. And the Monte Cassino was considered to be the main seat of the entire Benedictine order. So to be the abbot of that place was very, very high position in the religious world. Il Monte Cassino era considerato il principale luogo di ordini dei Benedettini, quindi essere l'abate di questo luogo era una situazione sociale e politica molto molto alta. So, Thomas's uncle, his name was Sinibaldi. Lo zio di Thomas era Sinibaldi. And he was the abbot of that monastery. Era l'abate di quel monastero. So it was very wealthy. Quindi era molto ricco. Like a huge castle, palace. Aveva un grandissimo castello, palazzo. And to be the abbot of Monte Cassino meant to live like a prince. E essere l'abate di Monte Cassino significava vivere come un principe. Always traveling in the very fancy coach and horses and with the retinue with flags. E viaggiava in un carro molto grande, trainato da cavalli con delle bandiere. So when Thomas was born, quando Tommaso nacque, as soon as he was born, they had decided he should be educated in such a way that when his uncle passes away, he'll become the next abbot of Monte Cassino. His vocation was already fixed when he was born by his parents and family members. E quando lui era nato, i suoi parenti già iniziarono a fargli avere quell'educazione che sarebbe servita per prendere il posto di suo zio, l'abate di Monte Cassino, quando avrebbe lasciato il corpo. Quindi la sua vocazione era già stata fissata dai suoi parenti quando lui era piccolo. So, at the age of 5, he was sent to Monte Cassino to begin his theological education. All'età di 5 anni, from the very beginning for that high position. All'età di 5 anni lui fu già mandato a Monte Cassino per ricevere questa educazione, per poter prendere un giorno quella posizione molto alta dello zio. But at that time, by now, the emperor was Frederick II.
Ma adesso a quel tempo l'imperatore divenne Federico II. And he had some conflict with the Pope. E lui ebbe dei conflitti con il Papa. And the war was going on. E c'era una guerra che andava. So because Thomas Aquinas was actually connected to that family of the emperor. E siccome Tommaso d'Aquino era connesso a quella famiglia dell'imperatore, they decided to move him out of this area and send him to study at university in Naples. Decisero di spostarlo da questo luogo e lo mandarono all'università di Napoli. Because that university was Emperor Frederick II University. Perché quella era l'università dell'imperatore Federico II Barbarossa. So they thought in this way his education could continue. Quindi loro hanno fatto in questo modo in modo che la sua educazione potesse continuare. So now he was about 19 years old. E adesso aveva 19 anni. And there in that Frederick II University there were two very great personalities teaching there. E in quell'università c'erano due grandi personalità che insegnavano. One, his name was John of Saint Julian. Uno era John di San Giuliano. So John, and the other one was named Peter of Ireland. L'altro era chiamato Pietro di Irlanda. So Peter of Ireland was a great scholar. E era un grande scolaro. And he began to teach arithmetic, geometry, astronomy and music. E lui insegnava astrologia, astronomia, aritmetica, geometria e musica. And John of Saint Julian, what his parents didn't know is that he was on a mission. He was a recruiter for the Dominican Order. E John Giuliano, quello che le persone non sapevano, è che lui era in una missione per fare dei devoti per l'ordine domenicano. So he was teaching at that university, but his idea was any young and intelligent man he would recruit them. Quindi lui insegnava in questa università, ma il suo obiettivo era che se c'era un uomo giovane e intelligente lui avrebbe cercato di prenderlo per l'ordine domenicano. So the Dominicans, they were like brahmacharis and sannyasis. I dominicani erano come i brahmacharis e sannyasis. They had a vow of poverty. Loro facevano un voto di povertà. They used to walk everywhere barefoot, no golden chariots. Loro camminavano sempre scalzi. They used to live by begging. E loro vivevano mendicando. And they would travel everywhere preaching. E viaggiavano in ogni luogo predicando. And they didn't stay in any good hotels. They would just sleep in anyone's barn or someone's where they keep the horses or the pigs. E loro dormivano nelle stalle che trovavano, cercavano, chiedevano alle persone un umile asilo per una notte, non avevano hotel, palazzi. And they used to mix with just very low peasants and uneducated, ignorant, poor people. E erano usi a associarsi con persone molto, diciamo, ignoranti, ovvero di cassa sociale bassa. So when the 19-year-old Thomas met this Dominican teacher who was teaching all of these things, he thought, yes, this is a real spiritual life. E quando il 19enne Tommaso d'Aquino ascoltò quello che predicava questo insegnante che era un domenicano, lui pensò, sì, finalmente questa è la vera vita spirituale. And not to have money coming in from so much land, but just to depend on God in every moment. Non avere dei soldi che entrano da così tante terre che uno possiede, ma dipendere dalla provvidenza divina. So then he himself, he decided, I want to become a Dominican. E lui stesso decise, io voglio diventare un Dominicano. So he told his family and they were very much against it. E lui lo disse alla sua famiglia e loro furono molto contrari. But anyway, he said, I will not obey the order of my mother. I will obey the order of Jesus Christ. E lui disse, a me non importa perché io non seguirò gli ordini di mia madre, io seguirò gli ordini di Gesù Cristo. So he ran away from home. Quindi lui scappò di casa. And he was traveling here and there with the Dominicans. E viaggiava qui e lì con i Dominicani. So one day when he came to a stream to drink some water. Quando un giorno andò in un posto per bere dell'acqua. Remember, he's like a prince. And he's drinking from the streams now. Lui è come un principe che beve dai ruscelli in giro. So on the order of his mother, his brothers came there and they captured him. I suoi fratelli vennero per ordine della madre e lo catturarono. And they put him under house arrest in a tower. E lo posero agli arresti domiciliari dentro una torre. And that's where we're going next. E dove andiamo adesso? So they kept him like a prisoner, but he was quite comfortable.
Lui lo tenevano come un prigioniero, però gli davano molto comfort. And they were thinking how to break his determination. E loro cercavano un modo per rompere la sua determinazione. So they brought one very beautiful young woman. Allora hanno portato lì dentro una giovane ragazza molto bella. Who was professional. Che era professionale. They had paid her. Loro l'avevano pagata per questo. So they put the prostitute in the room with him. Loro presero questa prostituta e la misero nella sua stanza. And she was there to try to seduce him. E lei cercava sempre di sedurlo. So he just went to the fireplace and took a burning log out of the fire. And she was terrified. E lei era terrificata. And she ran away. E lei scappò via. But then he took the burning log and one end is a charcoal. And he made the crucifix on the wall. E lui prese questo ceppo ardente e fece una croce sul muro. And then he knelt down and began to pray. E poi si inchinò e iniziò a pregare. So then that time when he was praying, then two angels of heaven came down. E mentre lui pregava così, due angeli scesero dal paradiso. And they had a cord. You know, monks wear a cord around the waist. They brought from heaven a cord and they tied it around his waist. E loro presero una corda, siccome i monaci portano una corda attorno alla loro vita, loro la portarono giù e la misero sulla sua vita. And he wore that cord every day for the rest of his life. E lui indossò quella corda tutti i giorni per il resto della sua vita. And he said the moment they bound him with this cord, he was never ever affected by lust in his body or even in his mind. E lui disse che da quel momento in cui gli angeli gli misero questa corda attorno alla vita, lui da quel momento in poi non fu più toccato dalla lussuria né la sentì nel suo corpo né anche nella sua mente. So from that moment he became like an angel in the flesh, that is real son. Da quel momento in poi lui divenne come un angelo incarnato nella carne e questo è un reale saggio. So his mother realized that she could not control him. Sua madre realizzò che non poteva tenerlo sotto controllo. She could not publicly give a blessing that he could join the Dominicans because it was a bad reflection on the reputation of their family. Però non poteva benedirlo e dargli il permesso di diventare un domenicano perché avrebbe causato una cattiva reputazione al suo stato sociale. But his mother allowed him to escape from a window. Però fece in modo che lui riuscì a scappare da una finestra. Then she told everyone, what could I do? We'll try to watch him, but he escaped. E dopo disse a tutti cosa non abbiamo potuto fare niente, noi lo tenevamo sotto controllo ma in qualche modo è scappato. So shortly afterwards he went to continue his education in Paris. Poco dopo lui andò a continuare la sua educazione a Parigi. So he was actually very brilliant. Lui era molto brillante. And there was a teacher there called Albert Magnus, that means Albert the Great. E c'era un insegnante chiamato Alberto Magno, ovvero Alberto il Grande. And many persons consider that he was the most learned person in the entire world at that time. E tantissime persone consideravano che lui era lo scolaro più istruito di tutto il mondo all'epoca. In ethics, in philosophy, in theology, in science also. Nell'etica, nella filosofia, nella teologia, ma anche nella scienza. And he became the protege of Albert the Great. E lui divenne il successore di Alberto Magno. He was very big. Lui era molto grosso. And always very silent. E sempre molto silenzioso. So he was known as the dumb ox. Quindi era chiamato il toro silenzioso. When he was a boy, some of the students in his school, they were looking out the window. There was many, and they called him, Thomas, quickly come, look, a pig is flying. E quando lui stava a scuola, i suoi amici ogni tanto gli facevano degli scherzi, andavano tutti alla finestra e urlavano, Tommaso, guarda, c'è un maiale che vola. And he ran there to look. E lui corse lì per guardare. And then all the boys started laughing. E tutti i ragazzi hanno iniziato a dire. They said, no, you are so dumb. How can you believe that a pig can fly? E gli dissero, tu sei così stupido, come fai a credere che c'è un maiale che vola? He said, I would rather believe that a pig can fly than my Christian brothers would try to lie to me. E lui gli rispose, io crederei di più che c'è un maiale che vola piuttosto che credere che i miei fratelli cristiani possano dirmi una bugia. So he was very grave and sober and pure-hearted. Lui era molto grave e aveva un cuore molto puro e era molto sobrio. So
in the 1200s, there was in Paris, there was a lot of debate going on. Nel 1200 c'erano tantissimi dibattiti che andavano che erano in corso a Parigi. And this leads us to the subject of the great contribution to spirituality of Thomas Aquinas. E questo ci porta al grande contributo che nella spiritualità diede Tommaso d'Aquino. The manuscripts of the works of Aristotle had been mainly lost. I manoscritti delle parole di Aristotele erano stati piuttosto persi. But before they were lost, they had been translated by Arabic scholars because there was an Islamic movement called the translation movement. Ma siccome c'era un movimento arabo islamico che si chiamava il movimento delle traduzioni, questi scritti erano stati tradotti nell'arabo. And an Islamic scholar had commented, who was very learned, commented on all the works of Aristotle. In Arabic. E gli scolari islamici in Arabia avevano scritto dei commenti molto molto ampi sui trattati di Aristotele. And that was Averroes. E questo era Averroes. And then later that those works of Aristotle and the commentaries were translated into Latin. E più tardi questi commenti degli studenti arabi e gli stessi scritti di Aristotele che erano stati tradotti in arabo furono tradotti in latino. And studied by the Christians. E studiati dai cristiani. So it's actually a great how can we say? It's very ironic that the philosophical history of Christianity actually was saved by Islamic scholars. È una cosa che ha dell'ironia il fatto che i trattati principali filosofici che hanno costituito le basi della cristianità furono salvati e l'abbiamo avuti grazie al lavoro che è stato fatto dagli islamici. But the problem is this, that Averroes was using the philosophy of Aristotle to discredit the main theological revelations of Christianity. Ma il problema è che Averroes usava questi trattati di Aristotele per dimostrare l'inconclusività dei principi cristiani. And because of this, there was a big movement within the Christian scholars. We don't need philosophy. E a causa di questo ci fu un grande movimento all'interno degli studiosi cristiani che decisero noi non abbiamo bisogno della filosofia. Because it was threatening their faith in revelation. Perché stava disturbando la loro fede nella rivelazione. For example, you can know by philosophy that there is a God. Ad esempio, tu puoi dimostrare con la filosofia e conoscere l'esistenza di Dio. Thomas Aquinas gave the very famous the five ways. Tommaso d'Aquino diede le famose cinque vie. By which you can philosophically prove that God exists. Grazie alle quali puoi dimostrare filosoficamente che Dio esiste. The first one is the way of motion. Il primo è la via del movimento. It means that everything, all potentials are being moved to actuality. We discussed this. È la cosa di cui abbiamo discusso ieri che ha significato che tutte le potenzialità, le cose in potenza, sono mosse ad avere l'atto. But only something which is actually hot can make something which is potentially hot become hot. Ma solo una cosa, ad esempio, che è calda nell'atto può rendere una cosa che è calda solo in potenza. So all actualities come about by something which is already actualized. Quindi tutte le cose che sono in atto sono portate in atto dalla potenza, da un qualcosa che è già in atto. So in the chain of things being moved by other things, there has to be the prime mover or the unmoved mover, original mover, which everyone calls God. Quindi nella catena di cose che dalla potenza si attualizzano ci deve essere una cosa che in maniera assoluta è attuale, cioè è in atto assoluto, e questa deve essere Dio. The second way is by the way of causation. La seconda via è la via della causalità. And that is similar to the first way, but in regard to instrumental cause. È simile alla prima, ma in riguardo alla causa strumentale. Every effect has a cause, but that cause is also the effect of another cause. And at the end of the chain, there must be one original cause. Perché ogni effetto ha una causa, e quella causa è anche l'effetto di un'altra causa, e alla fine di questa catena ci deve essere una causa originale. So our Vedanta is also based on this. It's a revelation, but it uses this philosophical idea.
Anche il nostro Vedanta è una rivelazione, ma utilizza questa idea filosofica per spiegarla. Vedanta begins Janma Yasya Yataha. The supreme truth is the cause of all existence. Perché Vedanta iniziano con questo verso che dice la signora, il Signore Supremo è la causa di tutta l'esistenza. And that is expanded in the first line of Srimad Bhagavatam, which is Vyasadeva's own commentary on Vedanta. E questo è espanso nello Srimad Bhagavatam, che è lo stesso commentario del Vedanta scritto da Vyasadeva. So there is said Janma Yasya Yatanvaya Ritaratashchate Shabhigaswarat. Which means here, tanmayasya yat anvaya. Anvaya means the ingredient cause. In questo verso viene esteso nello Srimad Bhagavatam e viene scritto che è la causa ingrediente. The word itara means the instrumental cause. E anche la causa strumentale. The word artha means the purpose or the final cause. E la parola artha significa lo scopo, quindi la causa finale. And janmadi means the manifestation of the forms. So the four types of the causation are described there in the first line of Srimad Bhagavatam. E janmadi significa la forma, quindi la causa formale. Quindi le quattro cause dell'idea aristotelica sono già descritte nei Veda in questo verso. The next way that Thomas Aquinas proved the existence of God. E questo è la prossima via in cui San Tommaso d'Aquino ha dimostrato l'esistenza di Dio. Is the proof by necessity. Ovvero la prova della necessità. We see that all things, first they don't exist, they come into existence and then they don't exist again. Noi vediamo che tutte le cose prima non esistono, poi vengono all'esistenza, si mantengono e poi di nuovo vanno nella non esistenza. So because everything this does not exist, then exists and then goes out of existence, there could possibly be a time when nothing existed. Quindi possibilmente, siccome tutto viene all'esistenza e poi se ne va, è possibile che c'è un periodo in cui niente esiste. But if there was a time when nothing existed, then there'd be nothing now. Because from nothing, nothing can come. Ma se c'era un momento in cui nulla esisteva, allora niente esiste adesso, perché ci potrà essere un momento a breve in cui nulla di questo esisterà. Therefore the fact that things do exist, then proves there must be a necessary being who never goes in and out of existence to start everything. Quindi il fatto che invece le cose esistono deve essere la prova del fatto che esiste una cosa che non entra mai nella non esistenza ma è sempre esistita. Well, the fourth way of St. Thomas is called by the proof by degree. E la quarta via è chiamata la prova del grado. We see that there is big, bigger and biggest. Noi vediamo che c'è grande, più grande e il più grande. We see that there's beautiful, more beautiful, most beautiful. Vediamo che c'è bello, più bello e il più bello. We see that there's intelligent, more intelligent, most intelligent. C'è intelligente, più intelligente e il più intelligente. So in every property there are degrees. Quindi in ogni proprietà ci sono dei gradi. So if you come to the highest degree of every property, that entity which has all the properties in the highest degree, that is what we call God. Quindi se noi saliamo al livello, ovvero al grado di qualità più grande di tutte, assoluto, quello deve essere Dio. Then the last one is the way of teleology. Poi l'ultima via è quella della teologia. We see that all things in the natural world are naturally directed towards a particular effect. Noi vediamo che tutte le cose nel mondo sono dirette verso un effetto particolare. It does not require any conscious intelligence. Questo non richiede un'intelligenza cosciente. Like if you take a match, the match is by its nature, if you strike it, it makes fire. Come se noi prendiamo un fiammifero, per sua natura, se esso si sprega, fa del fuoco. So even things without intelligence have some goal directedness within them. Quindi persino le cose che non hanno una coscienza hanno una specie di obiettivo che è insito nella loro forma. Like an arrow by its nature can pierce a target. Così come una freccia per la sua natura come è composta può infilzare un obiettivo. So, but even though the arrow itself has no intelligence, to pierce a particular target has to be directed by intelligence. Quindi questa freccia, anche se per sua qualità può infilzare qualcosa, deve essere diretta da un'intelligenza. So that intelligent being who has fixed
the causal powers of all things, that is what we call them. Quindi quell'intelligenza che era necessaria per fissare la causa efficiente di tutte le cose che non hanno una coscienza, questa è Dio. So this is called natural theology. Questa è chiamata teleologia naturale. Using philosophy to establish the existence of God. Usare la filosofia per stabilire l'esistenza di Dio. So you can use philosophy to establish that God exists, but not more than that. By philosophy you can establish what God is like or what he wants. Con la filosofia si può stabilire l'evidenza del fatto che Dio esiste, però non può andare più oltre di questo. Significa che la filosofia non può dire le qualità di Dio o la sua forma o chi è, ma solo che esiste. For that, revelation is necessary. Per quello è necessaria una rivelazione. God has to reveal himself. Dio deve rivelare la propria forma. So Vedanta Sutra says Shastrayoni Tuat. God is the source of the scripture and he can only be known by his own revelation. Per questo nei Veda è scritto che Dio è la fonte delle scritture e può essere conosciuto solo grazie alla propria rivelazione. So at the time of Thomas Aquinas, the followers of Averroes, there was a group, they were called the Averroism. C'era un gruppo chiamato, che erano i seguaci di Averroi, che erano chiamati l'Averroismo, e c'erano al tempo di Tommaso d'Aquino. They were putting the stress on philosophy and they were minimizing revelation. Loro mettevano più importanza sulla filosofia e minimizzavano l'aspetto della rivelazione. And by philosophy they were trying to prove that the revealed tenets of Christianity were not correct. E loro attraverso la filosofia cercavano di dimostrare che i principi cristiani rivelati non erano corretti. And they were using Aristotle to prove it. E utilizzavano la filosofia di Aristotele per dimostrare questo. So the reaction of the main part of the church is we don't need philosophy. Quindi la reazione istantanea della maggior parte della Chiesa era: noi allora non abbiamo bisogno della vostra filosofia. Revelation is superior. Perché la rivelazione è superiore alla filosofia. And so they wanted to just get rid of philosophy from the spiritual teaching. E quindi loro volevano semplicemente togliere l'aspetto filosofico dagli insegnamenti spirituali. And reject Aristotle as being pagan. E rigettare Aristotele. So in the middle of this controversy, the dumb ox came. E nel mezzo di questa controversia venne il tono muto. And he began to explain that no, we need philosophy and revelation both. E lui iniziò a spiegare che no, noi abbiamo bisogno della filosofia e delle rivelazioni di entrambi. Because God has given revelation, but God has also given philosophy. Perché Dio ci ha dato le rivelazioni, ma anche la filosofia ci è stata data. These are both gifts. Questi sono entrambi dei doni. But we have to understand the relation between them. Quindi noi dobbiamo comprendere la relazione che c'è tra questi due. He said that philosophy is the maid servant. Lui disse che la filosofia è la servitrice della rivelazione. So in our tradition we say that 9 types of proof are acceptable when they support the revelation of the Vedas. Quindi noi nella nostra filosofia because they are the maid servants of the revelation. Che 9 tipi di prove filosofiche sono accettate quando esse sono usate al servizio delle rivelazioni. And then he began to reinterpret Aristotle, not according to Averroes, but in such a way that Aristotle's works were completely supporting and philosophically proving the tenets of Christianity. E lui iniziò a reinterpretare la filosofia di Aristotele, a scrivere un commento differente, non che minasse la filosofia cristiana, la religione cristiana, ma anzi che facesse da supporto. So it was a very interesting debate because the Averroes followers, they were saying there is no creation, the world is eternal. Era un dibattito molto interessante perché i seguaci di Averroes dicevano che non c'è stata una creazione perché il mondo è eterno. And which is against the Bible. Che è contro la Bibbia. Now we have a combination of the two, that the world is created, then destroyed, and then created and destroyed, and it's going on. E noi abbiamo una combinazione di queste due, ovvero che il mondo è temporaneo, però viene creato e distrutto in un ciclo che è eterno. Another interesting point that the followers of Averroes were saying, they were saying that
There's only one intelligence. Un altro punto interessante della filosofia dei seguaci di Averroè è che loro dicevano che c'è solo una intelligenza. And it's a universal intelligence. Every human being is just using a portion of that universal intelligence. E questa intelligenza è universale. Ogni individuo è solamente una porzione, una parte di questa intelligenza universale. But Thomas Aquinas was saying that each man has his own individual intelligence and responsibility. Ma San Tommaso d'Aquino invece diceva che qualsiasi essere umano aveva la propria intelligenza individuale e quindi la propria responsabilità. So in Vedanta Sutra, this argument is also there in chapter 2. E anche nel Vedanta Sutra, nel capitolo 2, questo argomento è trovato. Because actually in the Yoga Sutras, Patanjali says that the intelligence is a universal intelligence. Perché Patanjali nello Yoga Sutra dice che l'intelligenza è universale. And it's all pervading. E è onnipervadente. So when the limitation of your ego is dissolved, then you get this universal intelligence. Quindi quando la limitazione dell'ego viene dissolta, noi otteniamo questa intelligenza universale. So Vedanta does not agree with Patanjali on this point. Vedanta agrees with Thomas Aquinas. E Vedanta in questo punto qua non sono d'accordo con l'idea di Patanjali dello Yoga Sutra, ma piuttosto con quella di San Tommaso d'Aquino. So in chapter 2 of Vedanta it's described that just as the soul is an atom, so the mind or intelligence of the living being is also an atom, an individual atom. E viene descritto nel Vedanta che come l'anima individuale è un atomo, allo stesso modo la mente dell'anima è un atomo. So when Thomas Aquinas stood up to defend the philosophy of Aristotle, then many people turned against him, thinking that he was a part of the Averroes group. E quando San Tommaso d'Aquino iniziò a difendere la filosofia di Aristotele, tantissime persone si ribellarono perché pensavano che lui stava facendo le parti di Averroes. So he was a very controversial figure. Quindi era una figura molto controversa. It would have been very easy to say, okay, we are religious people, no philosophy, and go along with that. But to save the philosophical part of spiritual life, he put himself as a supporter of Aristotle, who was extremely unpopular at that time because of the followers of Averroes. Perché sarebbe stato molto semplice dire ok, allora noi rigettiamo la filosofia e seguire quello che era il pensiero della massa a quei tempi, delle persone che erano all'interno del luogo in cui era, ma piuttosto lui cercò di difendere l'idea di Aristotele per un obiettivo superiore religioso, mettendosi in una posizione controversa perché era molto non popolare la filosofia di Aristotele tra i cristiani. So we can see that he is really in his tradition a great acharya. Quindi noi possiamo vedere che nella tradizione lui è un grande acharya. Because the acharya is that person who will sometimes have to champion a very, very unpopular idea. Perché l'acharya face extreme opposition, but he will never not do that because he's on the side of truth, not on the side of popularity. Perché l'acharya alcune volte deve prendere una posizione che è molto impopolare e in questo modo lui affronta delle grandi difficoltà, ma lui lo fa per il bene della verità e non perché non è suo interesse essere popolare. So this the subject of his teaching is very vast. Questa materia del suo insegnamento è molto vasta. Just one or two examples I want to give. Voglio darvi uno o due esempi. He said that a human body is like a chariot. Lui disse che il corpo umano è come un carro. And the appetites of the body are like the horses that pull it. E gli appetiti, i desideri del corpo sono come i cavalli che lo trascinano. And the intellect, or this, for him, the soul is the rider on the chariot. E l'intelletto, quello che lui chiamava anima, è colui che guida il carro. And it is the will of the soul, which are the reins holding the horses. Ed è il volere dell'anima che tiene le redini dei cavalli. So in this example, the meaning is you always have to exert a strong. The soul has to always exert a strong will to keep the desires and appetites under control. Questo è un'allegoria fatta per spiegare che l'anima deve costantemente fare uno sforzo per cercare di tenere questi cavalli alla propria direzione. Otherwise, if you lose your let go of your intelligence and your will,
then the appetites will just drag you away into a disaster. Perché altrimenti se noi lasciamo la presa della nostra intelligenza, allora in quel momento subito i cavalli tenteranno di portarti in una direzione diversa. So practically the same example is given in the Upanishads and in Srimad Bhagavatam. Lo stesso esempio praticamente è dato negli Upanishad e nello Srimad Bhagavatam. That the body is like a chariot. Che il corpo è come un carro. The soul is the passenger. E l'anima è il passeggero. The horses in the Bhagavatam and Upanishads are the senses. I cavalli sono i sensi. Which are looking for the objects, so it's the same as appetite in many ways. Che cercano gli oggetti dei sensi, quindi sono un po' come gli appetiti e desideri. And the chariot soul is the passenger. And the chariot driver is the intelligence. E l'anima è il passeggero, mentre colui che guida il carro è l'intelligenza. Who is meant to control those horses, so that you can go to your spiritual destination instead of being dragged into the suffering conditions. Che ha lo scopo di tentare di prendere le redini e cercare di dirigere il carro verso il mondo spirituale e non lasciare che i cavalli trascinino il carro secondo il loro volere verso l'oceano di esistenza materiale. Thomas Aquinas also said that the soul in this world cannot communicate directly with God. San Tommaso d'Aquino diceva anche che l'anima in questo mondo non può comunicare direttamente con Dio. And many Christians don't know this. Tanti cristiani non lo sanno. But in between man and God, there is a hierarchy of angels. Ma tra l'uomo e Dio c'è una gerarchia di angeli. And the lower angels, they are in charge of various functions in nature. Various functions of nature. E la gerarchia, la parte più bassa della gerarchia di questi angeli ha il compito di tante energie nella natura. So we see the conception same as our Vedic idea. Questa concezione di San Tommaso d'Aquino è molto simile, se non uguale, alla nostra concezione vedica. The conditioned soul is ignorance, needs a mediator, a transcendental mediator to connect him with the transcendental God. Che l'anima condizionata che si trova in ignoranza ha bisogno di un mediatore per poter comunicare con il divino. And that there are demigods in charge of the various aspects of nature. E che ci sono degli dei che hanno il compito di varie parti della natura. We mentioned before that Pope Gregory X, he wanted to bring together the schism between the Catholic Church and the Orthodox Church, to bring them into one church again. Abbiamo menzionato prima che Gregorio X voleva rompere lo scisma che c'era tra Chiesa Ortodossa e Chiesa Cattolica e riportarle di nuovo insieme in un unico gruppo. So he invited, Thomas Aquinas should come, he is a great philosopher, he'll be able to convince and establish and bring unity to the Christendom. E lui quindi invitò San Tommaso d'Aquino sapendo che lui era un grande filosofo e che avrebbe potuto contribuire a questa giusta causa. The split was on a subject called the filioque. E lo scisma era su un soggetto chiamato the filioque. Il filio. That's just filioque. Just filioque. It's Latin. Filio. So, and it means that in the Orthodox Church, they said that grace comes from God. Nella Chiesa Ortodossa è detto che la misericordia, la grazia viene da Dio. And in the Catholic Church, they said, filio, grace comes from God and grace comes from the Son, Jesus. Mentre invece nella Chiesa Cattolica dice che la misericordia viene da Dio, ma passa per suo figlio. So they added to the liturgy, they added this word filioque and from the Son. Quindi alla liturgia aggiunsero questa parola filioque che significa dal figlio. So the very tradition said, no, you can't change this liturgy. E la tradizione, una parte della tradizione dice no, non potete cambiare questa liturgia. Why? Because samsara dava nalanida loka trayanakanakanakanakam praptasya kalyanakanakasabande guroshi charnalavinda. Their idea is that the mercy which is given by the guru or by God's representative actually is not his. It comes from God and he delivers it. Whereas in the Catholic faith, they wanted to say mercy comes from God and directly from the Son. It's not God's mercy coming through him, it's his own mercy. Perché la tradizione, that was the split. Perché la tradizione diceva che Gesù era un rappresentante di Dio, quindi la misericordia che portava non era la sua, ma era proprio la stessa misericordia di Dio. Mentre invece più avanti i cattolici hanno voluto cambiare questa liturgia e dire che la misericordia viene e da Dio e da Gesù.
They thought that if the mercy will only come from God and then through Him, then that means that Jesus is not the Son, He's not on the same ontological platform as God, He would be on a lower platform. Perché loro pensavano che se la misericordia veniva da Dio e passava attraverso Gesù, questo avrebbe significato che Gesù non stava allo stesso livello di Dio, ma a un livello inferiore. So, I think that Chaitanya Mahaprabhu could have solved this schism. Io penso che Chaitanya Mahaprabhu avrebbe potuto sciogliere questo schisma. Because all these schisms come about by not accepting Achintya Bheda Bheda Tattva. Perché tutti questi schismi nascono quando non si accetta la Achintya Bheda Bheda Tattva. The inconceivable oneness and difference between God and His devotee. Ovvero l'inconcepibile uguaglianza e allo stesso tempo differenza tra Dio e i suoi devoti. So in our philosophy, even though God is the foundation of everything and the devotee receives everything from Him, but the devotee is not in a lower position because God becomes the servant of His devotee and says the worship of my devotee is greater than worship of me. So He's ontologically less, but in the devotional aspect, the devotee is higher than God. Perché nella nostra filosofia, nonostante il devoto porti una misericordia che viene da Dio e non è la sua, e ha un tramite, nonostante questo, e Krishna diventa il devoto, diventa il servitore del proprio devoto. Quindi dal punto di vista ontologico, in realtà, dal punto di vista ontologico il devoto non è Dio, ma dal punto di vista devozionale, Krishna dice che se onoriamo il devoto è ancora più potente che onorare Dio stesso. In the Catholic religion, they put more emphasis on scholasticism, philosophy. Perché nella scuola cattolica mettevano più enfasi nello scolarismo, nella filosofia. And the, in the the Orthodox tradition, they put more aspect on mysticism and meditation. Mentre nella scuola ortodossa mettevano più enfasi sull'aspetto della meditazione e del misticismo. But if you look in our Bhagavad Gita, it said some people have more inclination by their samskaras towards Jnana Yoga, philosophy, and some have more inclination towards Jnana Yoga, meditation. These are just different adhikaras. It's not a reason to break your church. Mentre invece nella nostra filosofia è detto che in base alle samskara che hanno le persone, alcune sono più portate al Jnana Yoga, mentre altre sono più portate al Karma Yoga. Jnana Yoga. Jnana meditation. Yeah. So there's different levels of adhikara. It's all accepted in one book, Bhagavad Gita. Ci sono diversi tipi di qualificazione, qualcuno è più verso la meditazione, gli altri meditazione. Means knowledge and dhyana means meditation. Alcuni sono portati al dhyana yoga, ovvero alla meditazione in base ai samskara, altri sono più portati al dhyana yoga, ovvero la conoscenza, e non è uno di due, non è superiore. Karma yoga is labora. Mentre il karma yoga è ora e labora. So all the propensities are there in described in Bhagavad Gita. Quindi tutte le propensioni sono descritte lì nella Bhagavad Gita. Whatever schism has come about in religious history, you'll see the answer is there in our Vedanta. Quindi qualsiasi scisma c'è nella Chiesa, noi possiamo vedere che quella risposta era già data lì in antichità nel Vedanta. So to return to our history, Thomas Aquinas was called, please come into this conference to reconcile the schism. Quindi se torniamo alla storia, Tommaso d'Aquino era stato invitato, per favore vieni e riconcilia questo scisma. And he was on the way very nearby coming and he was riding on a donkey because of his vow of poverty. E lui era in una via molto vicino a qui e lui andava, si recava a quel posto in sopra un asino a causa del voto che aveva fatto di povertà. And he was hit by a branch. E fu colpito da un ramo che cadeva da un albero. And then he was taken to be taken care of, actually in Monte Cassino, the place where he never wanted to go. E lui fu portato. That's where they wanted to send him in the beginning of his life. E lui fu portato per avere delle cure a un posto che era qui vicino, che era proprio Monte Cassino, quel posto dove lui non sarebbe mai voluto andare. But he came here. Però e venne qui. No? Now it said that his main work was called the Summa Theologia. È detto che il suo lavoro principale era la Summa Theologia. But it was never finished. Ma non fu mai finito. He used to deeply meditate and speak, and his scribe here used to write it down. He would dictate to him.
Lui era uso a meditare, a entrare in una meditazione profonda e parlare all'interno di questa meditazione. Il suo scriba scriveva. But one day it was the feast of Saint Nicholas. Ma un giorno era la festa di San Nicola. And when he took the communion on the feast of Saint Nicholas, he went into a samadhi, trance of ecstasy. E mentre lui prendeva la comunione di questo di questa festa, lui entrò in samadhi. And actually began to levitate. E iniziò a levitare. And then after, when he came out from his trance, e quando lui tornò dal suo trance, then his scribe said, so shall we continue? E i suoi scrivi gli dissero, allora dobbiamo continuare. And he said no. E lui disse no. From that day he did not write anything. Da quel giorno in poi lui non scrisse più nulla. He said, because what I have experienced makes everything I have written before like straw. Perché lui disse, quello di cui ho fatto esperienza ora rende tutto ciò che ho scritto fino ad ora insignificante come la paglia. Meaning that is not to discredit philosophy. Questo non significa che dobbiamo discreditare la filosofia. But it is like Shaka Chandanyaya. It is only indication to look in the right direction. Ma la filosofia è semplicemente un'indicazione per guardare nella giusta direzione. But the actual divine experience is far beyond that. Ma l'esperienza divina reale è molto al di là di questo. So who can say what it is that he experienced? Quindi chi può dire? That made him feel that his great masterpieces they were insignificant. Chi può dire cosa lui ha fatto esperienza per dire che tutta la filosofia che ha scritto, che sono delle opere mondiali, sono delle cose insignificanti? But we know that in his last moment, his disappearance last night here in this very place, he took the Bible and he was reading the Canticle of Canticles. Ma lui nel passatempo, quando lui sparì da questo mondo, lui ha preso la Bibbia e leggeva il Cantico dei Cantici. It's also called the Song of Songs. Chiamato anche la canzone delle canzoni. And that Song of Songs expresses very intense love of God, like a heroine for a hero in a romantic mood. E questo punto della Bibbia parla di un grande amore rivolto a Dio nel sentimento che ha un'eroina per il proprio eroe. And romantico. In fact, Saint Bernard, who had written all the rules for monastic life. E infatti San Bernardo, che scrisse tutte le regole per la vita monasteriale. He wrote that once in his vision he saw that God was very beautiful and sitting on an asana in a forest, surrounded by his own virtues, who were serving him in female forms. E lui scrisse che vide Dio seduto, che aveva una forma bellissima di un giovane, era seduto in una foresta e era circondato dalle proprie virtù personificate nella forma di donne, di donne. So it said that Jesus came to him. Qui disse che Gesù venne a lui. And said, what do you want? E gli disse, cosa vuoi? Said, only you. E lui disse, solo te, mio Signore. And then in this marvelous place, dopodiché in questo bellissimo posto lui ascese. Saint Thomas Aquinas, so we all pray to him that he will bring us some mercy. Pregate tutti a lui che ci darà un po' di misericordia. Because as our guide said today, a very wonderful thing, that because he was a very great scholar and was teaching his students. Perché siccome lui era un grande scolaro e lui insegnava ai propri studenti. He said, I am not teaching them so they'll praise me that I am a good teacher. I'm teaching them so they can go to be with God. E lui disse, io non insegno a loro perché loro possano glorificarmi e dirmi che sono un grande maestro, ma io insegno a loro perché loro un giorno possano andare a Dio. And so the tradition says that those who get the mercy of Saint Thomas get the grace to become a very humble and obedient student. In other words, to become such a true disciple. Per questo si dice che chi prega San Tommaso d'Aquino avrà la misericordia di diventare uno studente vero, uno studente molto umile, quindi in pratica un vero discepolo. That one will have a very strong relation between the spiritual master and the disciple. Che uno otterrà una relazione molto forte con il proprio maestro spirituale. Gaura Premananda. One question. No, after.
You can ask now and then answer after. Tu lo puoi fare adesso, però se lui vuole ti risponde dopo. Ah, ok. No, questo fatto che lui poteva avere un compito incredibile di unire questa diatriba tra Chiesa ortodossa e cattolica, e non è riuscito, perché per causa di essere domenicano, quindi mendicante, camminando sul muro gli è caduto quel ramo. Questo potrebbe essere il messaggio che questo estremismo, sua astensione, non serve a nulla. She's asking whether Rasik Sheikha should become a mendicant. Maybe not. But he could not, because of this incident, can be a fact that proves that this extremism in the Polish is not necessary. That the schism is not necessary? No, that he could not do this because of an incident. And this serva for the church could not be done because for proof that this extremism in the vote of poor of poverty, yeah, it was not necessary, like an extreme thing, and because of this he was going on the donkey and what kind of reason? Only that actually this schism was a philosophical point and in some ways a political point also. It wasn't about the dichotomy between poverty or living a more luxurious spiritual life. It was not that the schism was not on between being a mendicant and not being a mendicant. The schism was on theology and there were some political elements to it. Non possiamo accettarlo perché lo scisma non era sulle cose che avevano a che fare con il voto di povertà, ma erano a che fare solo su cose filosofiche, quindi non può essere questo.